grazie al Paciccio, il talismano Paciccio, raffigurante il Paciccio, che è un abitante di Paciccioppoli, io posso aiutarvi ad avere fortuna nella vostra vita. Ma mi scusi, ma il Paciccio ha anche capacità terapeutiche? Certo, perché col Paciccio tu puoi curare qualsiasi malattia. Ad esempio? Del tipo la gotta. La gotta. Chi ha la gotta nel 2010? Beh, tanta gente. Sì, non so. La peste bubonica. Anche la peste è stata curata col Paciccio. La quartana, ma esatto. Sui libri così. La quarzite anche. Sui libri di storia non si nomina mai il Paciccio, non capisco. Gli stessi libri di storia, quelli che si sono salvati da quello che ha combinato la Chiesa intorno al 1500, si sono salvati grazie al Paciccio. Ma che forma ha il Paciccio? Il Paciccio è a forma di Paciccio. Hai presente il Paciccio? Ed è fatto di è uguale al Paciccio. Ed è costituito di Paciccio. Di Paciccio. Ma dove vive? Su un altro pianeta il Paciccio? No. E il suo nemico è il Jetta Yetta. Anzi, scusa, l'hai nominato, io devo toccare questo talismano che mi sta Ma sempre lui. No, la sto iettando nessuno. Ah, bene, ma buttala al greco, dai. Che No, col male non si scherza. Quindi con soli 10 euro spediti a Paolo Nois, in raccomandata con ricevuta di ritorno, voi avrete a breve il vostro Paciccio da coccolare e baciucchiare per avere tanta gioia e tanta forza. Bravo Paolo, grazie. Chi invece ha il Jetta Yetta come se ne può accorgere? Se ne accorge perché ha tanta sfortuna. Marco prima aveva il Jetta Yetta. Ma me l'ha levato pacicciandomi. L'ho pacicciato, da allora lui è sempre più forte. Sì, ti prego, stasera mi pacicci ancora un po', amore. Non è un massaggio thailandese, è un talismano. No! Guarda che domani sera se ne giocano con l'altro lo metterò in insieme io, Hai ragione, se mi getto ieri quello se che mi getti ieri il locale è vuoto e poi ragazzi, io sono stato preso Paciccio. Sono stato preso da questa negatività del Paciccio. Cioè, fidatevi di me perché mi sono successi di tutti i colori anche questa volta. Ho avuto ancora problemi con la macchina, con lo scooter, perché mi è caduto ancora una volta sul piede. Solo perché non credevo in questo amuleto, questo talismano, è importantissimo quindi seguire assolutamente i consigli di Paolo Nois. Vi prego, fatelo per voi stessi, è una cosa importante. No, io non lo compro, io ho inviato un piede, e mi è arrivato il Paciccio a casa. E puoi anche inviare parti del corpo, cioè reni, queste robe qua. C'è tutto un commercio dietro. Ma quindi consigli l'acquisto o no? Sì, io consiglio di acquistare e mandare queste 10 euro a Paolo Nois, in via Turati 9, 20, 100, Milano, Radio 105.